E alle tante situazioni di sofferenza nel mondo che Papa Francesco dedica ai Regina Coeli, pronunciato da Piazza San Marco domenica 28 aprile, al termine della messa conclusiva della visita a Venezia. Penso ad Haiti, dove è in vigore lo stato d'emergenza e la popolazione è disperata per il collasso del sistema sanitario, la scarsità di cibo e le violenze che spingono alla fuga. Dalla martoriata Ucraina alla Palestina, passando per Israele, Haiti, i Rohingya e a tante popolazioni che soffrono a causa di guerre e violenze. Ed è proprio per Haiti che il Papa prega affinché il nuovo Consiglio Presidenziale di Transizione, con il rinnovato sostegno della comunità internazionale, possa condurre il Paese a raggiungere la pace e la stabilità. Martoriata Ucraina, alla Palestina, a Israele, ai Rohingya e tante popolazioni che soffrono a causa di guerre e violenze. Il Dio della pace illumini i cuori perché cresca in tutti la volontà di dialogo e di riconciliazione. Santità, santità. Vi porto con me nella preghiera, continua Papa Francesco, mentre saluta le migliaia di veneziani presenti alla celebrazione prima della visita in forma privata nella Basilica di San Marco per venerare le reliquie del Santo. È stata completata la realizzazione della posta in opera della pista ciclabile del rifacimento dei marciapiedi e dell'asfalto del mando stradale su via Cristoforo Colombo. Le due corsie stradali per ognuna delle carreggiate, infatti, non hanno più restringimenti per i lavori del cantiere che ora si concentreranno sugli allacci del percorso pedonale, dall'auto con la confluenza sulla rotatoria del Faro Biscari e dall'altra con l'immissione su via Domenico Tempio e la prosecuzione fino ai pressi della pescheria. Secondo quanto reso noto dall'assessore alle manutenzioni, nei prossimi giorni verranno contestualmente completati i pozzetti per la successiva installazione sui marciapiedi laterali dei pali dell'illuminazione stradale, solo temporaneamente ancora al centro delle due carreggiate. Quindi si passerà al montaggio delle barriere laterali di protezione della pista, necessarie per mettere in sicurezza il percorso ciclopedonale lungo complessivamente 1,87 km. Restaurato e restituito alla collettività il casolare Peppino Impastato a Cinisi, nel palermitano, dove il 9 maggio del 1978 l'attivista politico e giornalista venne assassinato dalla mafia. Stamattina alla cerimonia di inaugurazione il presidente della regione, che ha annunciato l'affidamento in comodato d'uso gratuito del sito, simbolo della lotta alla criminalità, all'associazione del territorio impegnate nella salvaguardia della memoria. Alla cerimonia erano presenti anche l'assessore regionale ai beni culturali e la soprintendente di Palermo, il prefetto e il questore di Palermo, il commissario straordinario del Comune di Cinisi, il presidente della commissione regionale di mafia, numerose autorità civili e militari, oltre alle famiglie di Impastato e alla delegazione dell'istituto comprensivo di Cinisi e del plesso di Terrasini e del liceo statale di Partinico, recentemente intitolato a Peppino e Felice Impastato. Il presidente della regione si è intrattenuto con gli studenti affrontando il tema della legalità praticata nel quotidiano e ha rivolto loro l'invito a visitare Palazzo d'Orleans. Il progetto di recupero degli immobili del terreno circostante espropriati ed entrati in possesso della regione nel 2020 è stato redatto dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo. I lavori erano stati avviati nel gennaio 2023 e finanziati con risorse dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2020-2024 per un importo pari a 150.000 euro a seguire l'impresa palermitana Scancarello. Due catanesi di 40 e 51 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati e poi denunciati per furto aggravato in concorso dai carabinieri della stazione di Piazza Dante, in quanto il 25 gennaio scorso avevano rubato una Lancia Y parcheggiata in via Luigi Rizzo ed il giorno seguente una Fiat Panda in sosta lungo in via Domenico Cimarosa. Ricevute le denunce erano quindi subito scattate da parte dei militari attività di indagine su due direttrici, quella data dall'esame dei fotogrammi acquisiti dalle telecamere di sicurezza installate nella zona e quella sul campo. Nel frangente gli investigatori hanno avuto modo di osservare come il modus operandi immortalato dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza posizionati in zona fosse risultato lo stesso per entrambi gli eventi. I malviventi, certi di non essere visti, scendevano da una Fiat Punto e si dividevano i compiti.
Il 51enne proseguì in via Rizzo verso una Lancia Y, riuscendo a forzare lo sportello ed entrare nell'abitacolo a mettere in moto per poi allontanarsi in direzione di via Ventimiglia. L'ininterrotta indagine condotta dai militari dell'Alba di Piazza Dante, beneficiando delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza minuziosamente esaminate, nonché degli opportuni scontri acquisiti, hanno permesso così di riconoscere e denunciare l'autorità giudiziaria dei complici. I carabinieri della compagnia di Paternò, con il supporto dei colleghi della CIO del 12° Reggimento Sicilia, hanno eseguito un'attività di controllo straordinario del territorio a Paternò, ponendo sotto attenzione i luoghi di principale aggregazione giovanile e le aree più periferiche della città. In particolare, l'attenzione dei militari si è concentrata su dei caseggiati abbandonati nel centro storico, al fine di contrastare qualsiasi fenomeno di illegalità, tra cui la presenza di eventuali allacci abusivi di energia elettrica. Nel frangente, i carabinieri, con l'ausilio del personale della società Enel, hanno passato a setaccio una serie di abitazioni aperte in quanto disabitate da diversi anni, che presentavano accesso diretto su strada, privo ormai della porta d'ingresso, con una scala interna che conduceva dal piano terra o a un piano sopraelevato. All'interno di una di queste casette, i militari hanno rinvenuto un allaccio abusivo costituito da un filo conduttore che collegava il fabbricato direttamente a un palo della pubblica illuminazione, ubicato sul marciapiede esterno all'abitato, che consentiva di illuminare abusivamente l'abitazione a testimonianza che la stessa in qualche modo fosse utilizzata. I carabinieri, unitamente al personale tecnico, hanno quindi provveduto a recidere il filo abusivo, al fine non solo di interrompere il prelievo illecito di energia elettrica, ma anche per mettere lo stabile da possibili incendi dovuti a cortocircuiti causati dal manufatto abusivo. Sì, tanto cuore e anche qualcosa di buono fatto nel primo tempo, nella prima mezz'ora, poi abbiamo un attimino subito un'azione loro, ci siamo un attimino impauriti, i soliti fantasmi e poi abbiamo fatto il secondo tempo, la partita che dovevamo fare, forse alcuni cambi potevano darci qualcosina in più, però non ho voluto rischiare perché pensavo a Marco Chiarella, perché poteva fare lo stesso lavoro che ha fatto Cicirelli, lo sa fare. Eh sì, perché a me piacerebbe non rifare sette giorni di ritiro, perché capisco, i ragazzi hanno le famiglie, però vedere l'arrivo allo stadio col pullman, il pranzo di oggi, pensare tutti allo stesso modo, a prescindere da chi gioca, quello è l'obiettivo, penso, di ogni allenatore. Torna per la sua 15ª edizione One Day Music Festival, che si terrà mercoledì 1 maggio 2024 presso Afrobar La Playa Catania. Un'unica e imperdibile data per uno dei maggiori eventi musicali di riferimento della Sicilia orientale e non solo. Una grande e straordinaria festa che, come ogni anno, animerà il primo giorno d'estate siciliana tra sole, mare e musica. Tanti gli artisti annunciati. One Day Music Festival, la cui identità musicale e culturale si è ormai rafforzata e definita nel tempo, ha registrato nell'ultima edizione più di 20.000 presenze, ospitando decine di artisti nazionali e internazionali, tra musicisti e DJ. L'obiettivo è regalare al proprio pubblico un'edizione sempre migliore della precedente. È proprio nel pubblico che risiede la forza del festival. Ciò che da sempre caratterizza l'evento è la capacità di mutare ed evolversi, accompagnando nuove generazioni alle più recenti tendenze della musica italiana ed internazionale. Durante la sua storia, infatti, One Day Music Festival è riuscito a essere un contenitore multiforme per ogni genere musicale. Nato nel 2009 con un'anima prettamente rock, portando i nomi di punta delle band emergenti del panorama italiano di quegli anni, si apre piano piano anche al reggae, che diventa il secondo volto delle prime edizioni. I Rolling Stones hanno inaugurato il nuovo tour con una memorabile prima tappa a Houston, in Texas, domenica sera. La band si esibirà in 16 città tra Stati Uniti e Canada per promuovere il primo disco dopo 18 anni, Hackney Diamonds. Nonostante non siano più così giovani, gli Stones hanno suonato con l'energia di una band che era in tour per la prima volta, regalando al pubblico oltre 2 ore di musica e alcune canzoni inaspettate come Rocks Off e Out of Time, una canzone del 1966 mai suonata prima d'ora negli Stati Uniti.